sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma d'ora, 12 anni, il cuore pieno di paura. Paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne visti, quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, e hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Grazie. Sofia, Sofia, ma cosa devo fare io con te? Darle la maglia numero 10. Ogni volta mi fai alzare tutto il pubblico e io poi... Devo dire che lei, malgrado questa miss non favorevole, lei ha dentro qualche cosa di comunicazione. Non hai avuto paura di tirare sto calcio, no, di rigore? Grande. E alla fine hai segnato, perché secondo me è arrivato il momento di un altro switch. E per forza che l'ha fatta benissimo. Con questo pezzo è difficilissimo, De Gregori, è sempre difficile. E secondo me puoi prendere il posto di... cavolo, però è difficile, eh? Maria. No, la scelta più logica. Sì, sì, saggia. Ciao. In bocca al lupo, Maria. Spacca tutto, ti auguro il meglio, veramente. Facciamo un bel applauso a Sofia e diamole il benvenuto. Ciao, sono Alessandro. Iscrivetevi al canale YouTube. Non so più come dirvelo.